Bye bye. Ok, siamo dentro l'aeroporto, ho fatto il check-in. Dentro l'aeroporto, ragazzi, di Tami c'è anche la cheesecake di Osaka, quella fluffy. Ragazzi, mentre si aspetta l'aereo, guardate, l'aeroporto di Kansai, ci sono le sedie da gamer per aspettare qui al gate. Questa, ragazzi, è la business class della JAL. Ragazzi, guardate, c'è anche per mettere i piedi, così comodi, fantastico. You can eat also. Questo è caffè? Stefano, dov'è? Uova? Pensavo 45. Nella macchinetta. Accendiamo? Faccio una cappellata adesso. Vabbè, io c'ho il video di quando ma non so, dovrei venire lì per farvi vedere, però... Ma che bella crema. Eh beh, certo. C'è il motore italiano qua. Hai visto? E lo devo funzionare bene perché altrimenti col cazzo. Adesso perché? Questa, ragazzi, è la Marunouchi Hakadori, guardate quanto è illuminata, ci sono tutte le illuminazioni per il Natale, e grazie a Marika che mi ha portato qua, grazie Marika, grazie per la camminata. Grazie a te. Ah, figurati, grazie a te Marika, grazie, grazie, ciao. Ci troviamo praticamente un'ora e mezzo da Shinjuku. E la stazione si chiama Musashi Itsukaichi Station. Questo è il nostro bus. Oggi è una bellissima giornata e andiamo in montagna, ragazzi. Allora, il ninja ci è venuto a prendere. Adesso dobbiamo fare tutta questa strada a piedi. Ecco, ragazzi, questo è l'alloggio. Ci troviamo proprio nel monte e tutto fatto a mano, questo alloggio, da una persona del posto, e veramente è una roba molto 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 bella. Questo è il bagno. Questo è il bagno e qui c'è la doccia. Carina. Questo è il Minshuku, il Kominka. Questo è il Kominka. Ok, ragazzi. Il Kominka è più vecchio che il Grampin, che è un po' più moderno. Però non so dove c'è più freddo. Secondo me c'è più freddo qua, non lo so. ありがとう。
Malesia. Io che mi metto sempre in queste situazioni incredibili, aiuto. Sometimes. So we're gonna use this. So this is made by. Si può comunicare tra di noi. Si parte da qui. Poi si va. Ok, inizia l'attività di bicicletta. C'è un piccolo villaggio che si chiama Sakai. C'è un piccolo santuario. Guardate che bella questa parte. Qui si possono fare tante pause. E visitare un po' la zona, ecco. Do you know what stone this is? Ragazzi, è enorme sta roccia. C'è il festival. Questo, ragazzi, è il santuario dei viaggiatori, quindi lui è la guida, per esempio, dei piloti. C'è un enorme acero, bellissimo. Oh. Guardate che bello, ragazzi. Bene ragazzi, allora adesso avete scoperto una cosa nuova, che da Tokyo con 2 ore di treno potete arrivare a Okutaka e e prenotare questo cycling tour con la bicicletta. Ci sono vari corsi, tra cui anche il corso del Wasabi, che io sono molto interessato, purtroppo oggi non l'abbiamo fatto perché non c'era tanto tempo. E poi dopo si può andare al lago di Okutaka, che è molto bello anche quello, e quello che abbiamo fatto noi è il corso quello più corto, quindi un'ora e qualcosa. Quello più lungo invece sono 3 ore. Il ragazzo mi ha detto che normalmente fa arrivare i clienti da Tokyo verso l'ora di pranzo, mezzogiorno, e poi dopo verso le 4 finiscono. E una volta finito c'è le terme, ecco, per lavarsi, e poi dopo mi ha detto che lo porta in un negozio, cioè un ristorante locale, per mangiare roba del posto. Finito tutto, si ritorna a Tokyo, quindi tutto in una giornata. Ragazzi, questa è la mia stanza per stasera. Guardate che bella, è enorme. Ma la cosa bella è che arrivo qui e c'è il Monte Fuji che mi guarda. Guarda che bello. Tec. No, bellissimo. Fuori, guardate qua cosa c'è fuori, c'è tutte le illuminazioni. Bellino, bellino. Molto bello questo posto. Non me l'aspettavo, sinceramente. C'è anche questa bellissima scalinata blu. Molto bello qua, veramente. Ragazzi, dopo una bella giornata lavorativa, che non facevo da tantissimo tempo, chi mi segue da tanto tempo lo sa, che da un anno che non faccio fan trip, me lo merito, ragazzi, questo bellissimo Okuro. Mamma mia, sto arrivando. Thank you.
quando alloggio in questi bellissimi hotel mi fa sempre pensare, no, ok, i soldi sono il primo a dire che non fanno la felicità. Ma ogni tanto, cioè, guardate qua, ragazzi, mamma mia, bellissimo, bello, bello, niente da dire, ragazzi, bellissimo. Allora, ragazzi, over the top, bellissimo.